Fabio Balboni, specialista estero di Biperbank per il territorio tosco-emiliano. Mi capita spesso di parlare con aziende che esportano con successo il Made in Italy in tutto il mondo e che mi chiedono consigli per tutelare i loro incassi. La domanda interna stagnante ha spinto le imprese verso i mercati esteri. Questo ha comportato inevitabilmente un aumento della complessità e della rischiosità. Il rischio di credito è infatti amplificato dal rischio paese, che in certi casi risulta particolarmente elevato alla luce delle turbolenze internazionali. Anche gli strumenti che sul mercato domestico risultano tutelanti, sullo scenario internazionale possono presentare elementi di maggiore incertezza. Pensate ad esempio ad una garanzia bancaria retta dal diritto di un paese diverso dal nostro, che impone adempimenti sconosciuti all'impresa. Oppure promissory note emesse dal debitore di un paese che non prevede il protesto e non riconosce il titolo come esecutivo. Sembra tutto facile quando le cose vanno bene, cioè quando l'azienda riesce ad incassare regolarmente. Diventa invece davvero complicato quando il pagamento non arriva nei termini concordati ed occorre attivare le tutele previste dagli strumenti di pagamento e garanzia. Un altro elemento che fa la differenza è rappresentato, ad esempio, dal contratto di fornitura, che è sempre bene impostare con l'aiuto di legali esperti in contrattualistica internazionale. In generale, e soprattutto in caso di paesi esteri ad alto rischio, una delle soluzioni di incasso a maggiore tutela è la lettera di credito. È un mezzo di pagamento col quale la banca estera dell'acquirente si impegna a pagare a fronte di documenti conformi, che di norma attestano la spedizione della merce. Di conseguenza, risulta coperto il rischio che l'acquirente non paghi. Lo strumento ci dice inoltre che la banca estera ritiene evidentemente affidabile l'importatore, notizia questa significativa soprattutto se siamo alla prima fornitura. Molte imprese mi chiedono poi di coprire i rischi di credito residui. Mi riferisco a quelli delle banche e dei paesi esteri. In questi casi attivo una valutazione del rischio e delle commissioni di conferma, per consentire all'impresa di proporre all'acquirente estero un'offerta economica o addirittura un pacchetto finanziario tailor-made. Proprio la settimana scorsa ho proposto ad un'azienda dell'automotive, in trattativa con un nuovo cliente russo, le commissioni di conferma per una lettera di credito pagabile a 3 anni e scontabile. In quel caso, fra l'altro, l'impresa mi aveva chiesto di verificare a che punto fosse l'emissione della lettera di credito e grazie all'intervento sulla banca estera ho potuto comunicare che era imminente. Suggerisco sempre di affidarsi fin dall'inizio a specialisti estero per impostare correttamente la trattativa commerciale, affinché sia competitiva e al tempo stesso minimizzi oneri e rischi per i miei clienti. Vi ringrazio per l'attenzione e vi aspetto su biperestero.it.